Buongiorno a Paolo Rocchetti, grazie per la sua rassegna stampa. Buongiorno in regia Mirko Bonocore. Ma io credo che senza Mirko Bonocore non soltanto la trasmissione non esisterebbe, ma l'intera umanità sarebbe in difficoltà. Spero che capiate il mio stato d'animo per Cotumaccio. Beh, non so, ora interrogheremo anche lui direttamente. Riccardo Cotumaccio, buongiorno. Buondì Valentina, buongiorno caro Mirko Bonocore. Posso dirlo molto umilmente, Cotumaccio ce l'ha solo Teleradio Stereo. Questo è un vanto secondo me dell'azienda. Posso dirlo invece con molta fierezza, Cotumaccio ce l'ho solo io. Che bello, Vale. Punto. Cioè, non bello. È che adesso la radio stereo. E soprattutto la colazione con Cotumaccio è ormai di tua esclusiva. Ecco, bravo, bravo. Mattina, bravo. Quando sei in compagnia sei con me, se no sei dei tuoi baristi che salutiamo. Sì, ormai mi odiano. Oh, Daniele e Paolo, oppure Tony, a seconda che tu, no? A seconda di dove, perché giustamente per la par condicio vai ad abbracciare tutti quanti. Tony a volte passi da entrambi. Tony è molto prima dai due, poi dall'uno, eccetera, eccetera. Io ho molti baristi perché faccio soprattutto molte colazioni. Ah. Però perché mi dicono che la colazione sia un momento molto importante della giornata, quindi io la colazione mi è importante bene. Poi noi ci alziamo molto presto, dobbiamo dare sprint subito, quindi è sicuramente un momento importante. Bisognerebbe stare un po' più leggeri a cena magari, ma questo è un altro discorso che prenderemo con calma. No, per stare meglio nella vita. Oggi tematiche scottanti, chiaramente ieri Petrachi è stato ufficialmente sospeso, stamattina ha parlato Fienga. Oggi sono senza parole alla Gazzetta, però prima di andare nello specifico parliamo della carbonara a cena. Paolino stava al fiume e lavava, è arrivato con Cotumaccio. Buongiorno ragazzacce. Tanto c'è una guerra in corso. Scusate, qui, attenzione, uccisa dopo presa, brava, mina, Vale. Sì. Non posso cominciare la diretta con 3 ore di zanzara in studio, cioè uccisa subito, guarda che scena terrificante. Scena terribile. Cioè, salutiamo chi ci osserva al canale 611 del Digitale Terrestre, non sono impazzita, stavo uccidendo una zanzara che rischiava di compromettere queste 3 ore, perché se poi si perde nello studio e rispunta solo per pinzicarci, non va bene. Posso parlare di un mio problema digestivo in diretta o secondo te stona, Valentina? Buone zumbe. Beh, perché potrebbe essere un problema di molti, quindi può essere anche un argomento socialmente utile. Non realtà verte verso il bule zoom, caro Mirko Bonocore, ho semplicemente un po' di fastidio. Io tendenzialmente si appesantisce quando mangio la carbonara, i carboidrati la sera non li soffro. Ieri per la prima volta ho mangiato una carbonara fuori a Trastevere con un po' di persone. Non attacca a Trastevere comunque. No, tra l'altro molto buona, veramente un po' carica, però comunque buona. Non è che vai a Trastevere. Era marcia. Trastevere si mangia proprio romano. Si mangia la carbonara light a Trastevere. La mangi che è bella sostanziosa. Nonostante una buona passeggiata al rientro verso casa, io stamattina sto a pezzi. Io mi sento sto mattone sullo stomaco. E in più il dramma è che dopo aver fatto colazione, dopo aver bevuto un gran cappuccino del nostro Roberto, mi bruciava tutto, aiuto! Si vede che sei un po' appesantito. Non a caso ho riempito come di consueto la mia bottiglietta d'acqua alla fontanella di Ponte Milvio, sperando che possa aiutarmi. Sì, che oggi non era assediata dai gabbiani, che questa è già una notizia. C'è una guerra ogni mattina di sti gabbiani intorno. Sì, buongiorno Paolo Rocchetti, buongiorno. Non ho visto un'ora fa Paolo Rocchetti, sta qua dalle 4 e un quarto Paolo Rocchetti. Cioè in 15 minuti mi ha insultato già 4 volte e sono soltanto le 7 e un quarto. Pensa alle 10 quanti ne avrà incassati di insulti. Sai perché? Perché è scettico il signor Paolino sulle mie capacità paddle. Brutta bestia, Paolo è scettico su un sacco di cose che riguardano te in realtà, però insomma questo è un altro tipo di problemi. Esatto. Paolo giocherà con me, quindi comunque vinceremo. Non è vero una cosa, Paolo ci smolecolerà. Credessi in me su una cosa, amico, poi mi insulti, amici mi ridimensioni, perché annunciamolo in diretta TRS finalmente si è rotolo la camicia, scusami papà, adesso ha rotolo tutto. Papà Paolo, next week finalmente Valentina Catoni e Riccardo Cotumaccio sfideranno in doppio la coppia Lucia Mirko Bonocore. È stato deciso quindi? E io mi arrotolo la camicia, ragazzi. Lo faccio per Paolo, lo faccio per il popolo. Senti Mirko, parliamo tramite, tanto non ci sente nessuno, ma devo venire concentrato o devo rinciavatte? Cioè che dobbiamo fare qua? È per dargli considerazione oppure poi ci impegniamo? Concentrato. No, io non sono un campione. Ti spezzo se mi concentro, lo sai vero? Vabbè, manca delle minacce così in diretta. Dai, la Roma sta tanto passando una serie delicato di sfide in coda, perché devo ancora giocare contro Luciano Catroppa con Cordaro, grazie anche ai biglietti vinti al soccer per i game di Mirko Bonocore, gioco meraviglioso che tornerà poi con calma dopo l'estate ad essere effettuato nella serenità e nell'armonia del contesto.
E l'abbiamo in coda perché nel frattempo mi avevi inclinato una costola che è ancora inclinata, scusami, sì, ma si sta riprendendo. Nel frattempo gioco, faccio tutto perché non si può non vivere, sì. Però all'inizio era impraticabile. Devo giocare con Flavio Maria Tassotti, che ho sentito giusto Maria. Ieri, che ha ripreso anche lui a giocare, probabilmente con Pier Giorgio, quindi potrebbe essere anche Bruni. Ah, Bruni, sì. Ci vuole ancora provare con te? Da sempre. Pier Giorgio, penso basta. Forever, ma non fosse stato che per Puntiglio, cioè, ormai è un Puntiglio. Sono vent'anni quindi... ci prova Cagadoni, Pier Giorgio. Io comunque un in bocca al lupo ancora glielo faccio, Vabbè, in bocca al lupo. Anche ce che posso dire? Un bel ragazzo, una brava persona, ama ridere, ama la vita. Sì, proprio niente rigido, Pier, capito? È un po' rigido. Non c'ha le sue, non c'ha spigoli lui. Su alcune cose. Cioè, io sono tonda oppure a spirale, lui è boh. Diciamo quadrato. Pier ha pochi margini di dibattito, mettiamola così. Sì, esatto, però, capito? È un po' imperativo. Difetti, no, però è meraviglioso, su questo sì. Però soddisfazione mai, capisci? Per cui. Ma, scusami, Paolo, Mirko, non sembra un po' un gelataro con le maniche arrotolate? L'ho rotolata male, eh. Vabbè, dai, in pausa me la rotoli tu, dai. Ai tempi eravamo in tribuna stampa, mille anni fa, una decina più o meno, e dissi Pier, arrenditi a un certo punto. Sai cosa mi rispose? La Sinci parla con Rocchetti e Mascolti, oppure no, con chi la stiamo a fare diretta? No, che regia? Andiamo tutti di là, mandiamo la musica, che vogliamo fare? Devo fare gli auguri a un certo Alessio. Ma adesso? Che oggi è il suo compleanno. E chi se ne frega? Con la voce di Benson! No, scusa, chiaramente sto scherzando, auguri Alessio. Non hai fatto la voce Benza, fatto niente, fagli di meglio sta auguri. Hai capito, Alessio, schifoso verme? Oh. Ti calpesto, hai capito non che sì. Ti calpesto perché non sei più rock. Mi fai schifo, auguri. Lui adesso fa così. Adesso sì, auguri. Adesso ora, sì. Ora, perdona, hai visto che bella foto che ho messo? Quantomeno si vestiva bene. A me non c'è la scoppola perché, perché Valentina io la scoppola non la posso più vedere. Quando c'era lui, e parliamo di Petrachi, almeno ci si vestiva bene. Mo l'ha presa la scoppola. Sì, era un po' la sta prendendo. No, o la sta pedà, perché poi vuol dire giustamente lui è fermo sulla sua posizione, gli frega niente. Comunque ragazzi, record per prendere Petrachi, soldi, causa. Durante l'era Petrachi, causa, si va in tribunale. Fine era Petrachi, causa. Il tris romanista su Petrachi. Vabbè dai, adesso scherzi a parte, può succedere di sbagliare professionista. Adesso oggi ci faremo anche un pochino più serio. No, Valentina, ma chiaramente, ora stiamo scherzando, tra poco andiamo sul serio, anche perché ho delle schegge impazzite che devo cercare di decorare. Tu mi stavi interrogando su qualcosa? Mentre no, nulla. Mi... No, è passato, era un momento così. È così. Era semplicemente racconto sciocchezze, è inutile che ci torni sopra, non era importante. Parlavo di Pier Giorgio, quindi figurati. E anche invitato di essere... Tanto specifichiamo, Vale, oggi Alessio non è con noi perché lavorerà sabato e domenica. Sì, quindi sì al doppio un giorno di riposo. Weekend. Sì, 7 su 7 nessuno, insomma. Qualcuno se lo stava già chiedendo, è morto Alessio? No, assolutamente dovrebbe essere ancora vivo. No, sarà essere. Con voi sia sabato che domenica, quindi giustamente al giorno di riposo l'hanno messo in mezzo alla settimana. Il weekend con che, Nardo? Beh, perché torniamo, sai, a fare le esterne, torniamo ad essere veramente in tanti appuntamenti, torna al campionato, quindi è chiaro che servono più rinforzi nel weekend, weekend che per la pandemia è stato un pochino più ridotto e quindi ora insomma torniamo un po' a farci utili, a renderci utili e disponibili anche in maniera un po' più fluida e morbida, per cui chiaramente è super impegnato il weekend e oggi non c'è. Intanto mi arrivano dei consigli sulla carbonara, sentiamo. Buongiorno Codomaccio, con cosa hai accompagnato la carbonara? La qualità del vino era ottima? O della birra? Potrebbe essere quello. Vabbè, sentiamo. La Codomaccio, ti aiuto io. La carbonara per digerirla bene, quando l'ha fatta che te la fai a casa, grattici poco a buccia di limone, che la digerisci meglio. Una volta si faceva così a Roma, non si usa più. Allora, la carbonara c'ha che tutto bello. Dentro, quindi va bene, la buccia di limone non è che ti aiuta a farla digerire meglio. Poi magari sì, come mix, ora non so, non voglio andare contro il nostro ascoltatore. Stai smentendo il nostro ascoltatore. No, dico che se è pesante, poi chiaramente quando tu vai a mangiare a Trastevere, come in altre zone di Roma, ora quando trovi la cucina romana, proprio romana di tradizione, raga, è di una pesantezza unica, ora parliamo, ma come tante cucine tradizionali fatte proprio a maniera, ok? Se tu mangi la carbonara dello chef, la carbonara la fai a casa, è sicuramente più morbida di quella della signora Trasteverina che ci mette dentro, proprio capito, il cacio per dir cacio, le ova per dir l'ova, eccetera eccetera. Sapete che non tutte le bucce di limone si possono usare? Là, per esempio, caro, se te le mangi è sempre meglio secondo me, però dici pure. Alcune bucce sarebbero velenose addirittura, secondo alcune culture. Devono essere edibili. Come? Edibili. Ma se non sono edibili, spero non ce le vendono uguali quelle non edibili, e quindi cosa ne sappiamo noi, perché cioè
io mediamente, ma io non compro la confettura, vabbè, io mediamente compro per limoni bio, anche perché spesso uso pure proprio la buccia per grattarla, perché mi piace, mondo, la metto nell'acqua, la metto insieme allo zenzero, insomma, cioè la metto proprio, sì, la metto anche con le scorapua scorzette sul couscous, per dire. Quindi la buccia deve essere edibile. Sì, poi per fortuna c'è un albero di limoni nel condominio, ogni tanto hanno la... Ma se io vado da un fruttarolo e gli chiedo: mi scusi, sono il presidente del consiglio, i limoni sono edibili o no? Il fruttarolo mi manda a quel paese o mi dà i limoni edibili? Allora, secondo me ti manda a quel paese a prescindere dai default, e vabbè, ci può stare. Dopodiché tocca capire che fruttarolo è, te devi fidare, ragazzi. Purtroppo per tante cose si va a fiducia, c'è la grande filiera della produzione, ci è sconosciuta, c'è poco da fare, cioè si dovrebbe fare questo e quello, poi lo faranno, andiamo pure un po' a fortuna nella vita, c'è poco da dire, un po' te fidi e riscontri, se hai quello fidato da tanto tempo, continua ad affidarti a quello. Comunque il post di oggi, cara Valentina Catoni, perché noi siamo una radio romanista, quindi dobbiamo tornare sui nostri temi, quelli felici, quelli che ci fanno svegliare con il sorriso, quelli che allietano la nostra quotidianità. Petrachi sospeso, la rottura è ufficiale. La domanda che vi poniamo è abbastanza semplice, vi permette di dibatterne in maniera educata e serena: siete dispiaciuti? Vi chiediamo stamattina, in seguito anche a quello che è successo. Vi anticipiamo al rientro, Vale, leggeremo anche degli stralci dell'intervista che Guido Fienga ha rilasciato alle pagine della Gazzetta dello Sport, firma Massimo Cecchini, in cui qualche sbobobò, qualche bordata all'ormai ex direttore sportivo romanista l'ha lanciata. E come, ci sono due paginoni molto, molto interessanti, pagina 14 e 15 del quotidiano milanese, quindi cercheremo di capire un pochino, anche andando nello specifico, qual è il pensiero della società. Ricordiamo Petrachi ormai cacciato. Ti spoilerò uno dei primi commenti: ho fatto fatica a piassonno stanotte. Vabbè, Alessandro Carolis, lo salutiamo perché hanno fatto comunque ride. Poi insomma, chiaramente andremo anche a commenti un pochino meno ironici, li riprenderemo tutti nella super classifica. Intanto chiaramente la vostra potete dircela al 342 79 12 362, tanto così proprio di getto, e poi sì, dopo il break leggeremo qualche stralcio dell'intervista. Chiaramente insomma parla Fienga, in questo momento credo la voce più autorevole comunque della Roma, senza credo, sì, anche perché insomma il presidente fa il presidente, ma lo fa dall'altra parte del mondo, bla bla bla, senza che stiamo qui a sottolineare sempre tutte le cariche. Baldissoni si occupa d'altro, Petrachi mi sembra chiaramente insomma l'ho messo in una posizione più fuori che dentro, e sentiamo insomma Fienga come spiega questo momento della Roma, che obiettivamente nelle ultime settimane si è dimostrato abbastanza grottesco, insomma ne parleremo, mi dirai anche la tua. Io da ieri che non riesco a digerire, ecco, tu la carbonara, io il termine sospeso, a me sospeso me lava la vita, mi perdonerete, cioè sospeso, che vuol dire sospeso? Cioè, che cosa significa? Cosa significa? Beh, evidentemente per spingerlo alle dimissioni, credo. Ma che atteggiamento è, ragazzi? Invece cioè, di una situazione grottesca, perdonatemi, ci ho capito. Poi Paolo ce lo racconterà anche meglio. Se vuoi prendere una decisione, ti prendi la responsabilità della decisione che hai preso, della decisione eventualmente non corretta che hai fatto, di come ci hai ripensato, e dice a una persona: grazie, arrivederci. Sospendere qualcuno sperando che poi si dimetta, ti dico, a prescindere poi dai gusti, dalle simpatie, quello che ti pare, che Petrachi che stia lì fermo ad aspettare che eventualmente lo mandino via, secondo me fa bene. Cioè, ma che modo è? Non ti sto bene? Mi mandi via, ma mi sospendi all'angoletto, in punizione, orecchie d'asino, dietro la lavagna. Ma cioè, che c'è cosa un commento diamine? Che, dove siamo, che ricorre tantissime volte negli ultimi giorni di tanti ascoltatori: la storia di Petrachi con la Roma è iniziata male e finisce male, no? Decisamente. Nello stesso modo, quindi chiaramente sulla valutazione generale, peggio come iniziata, sicuramente, che è stata fatta sul professionista Petrachi, sono stati commessi tanti tanti errori. Poi in generale si può sbagliare, anticipo questo, si può sbagliare giudizio su un professionista. Certo è che la Roma da un po' di tempo non la prende giusta per quanto riguarda l'apparato dirigenziale, e su questo bisognerà farsi un po' due domande, e ce le faremo stamattina. Saremo forse un pochino meno ironici rispetto al solito, ma chiaramente il momento ci impone anche un dibattito serio, e purtroppo un po' triste anche su quello che sta succedendo. Sono d'accordo, bando alle ciance, ci esprimiamo con più chiarezza tra poco, e soprattutto partiamo proprio dalle parole di Fienga, che sono poi l'unica cosa che conta il nostro parere, sì. Francamente conta il giusto. Eccoci qua ragazzi, tanti pareri, tanti buongiorno chiaramente a voi, ben sintonizzati, 92.7 Teleradio Stereo, canale 611 del digitale terrestre, applicazione gratuita scaricabile per iPhone, tablet e cellulari con iOS e Android, vi ricordo lo streaming audio e video anche dall'applicazione, anche interattiva, c'è il pulsantino per le note audio che potete continuare a mandare al 342 79 12 362, chiaramente il sito sempre aggiornato e anche lì con lo streaming live, ok, sia audio che video, quindi siamo dappertutto, e il buongiorno è per
per voi. Adesso direi di passare alle parole di Guido Fienga, caro Riccardo. Sì, intanto voglio riportarvi anche il titolo sulla Gazzetta. La Roma riparte, Petrachi no, Fienga è il futuro, il DS sospeso era inevitabile, ma le ambizioni non cambiano. Obiettivi chiari, entrare in Champions, vincere l'Europa League, attenzione, e trattenere i migliori con un progetto all'altezza. Scompiglio nell'universo giallorosso, ieri la Roma ha sospeso il DS Petrachi, da tempo non più in sintonia con i vertici del club e il gruppo. Il club in una nota ha fatto sapere che l'allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del club. Fienga si è concesso alla Gazzetta per spiegare piani e futuro di club e squadra. Vi riporto integralmente le tre risposte che Petrachi dà a Massimo Cecchini, anzi che Fienga, perdona, dà a Massimo Cecchini sulla Gazzetta. La prima domanda su Petrachi è: proprio alla luce di questa unione, la sospensione del DS a pochi giorni dal ritorno in campo sembra un autogol, quasi a volersi far male da soli. Cosa è successo? Fienga risponde: non crediamo che la Roma si stia facendo male, proseguiamo convinti nel nostro progetto di crescita e ci affidiamo agli uomini che sappiano interpretare. Avremmo voluto evitare la decisione di sospendere il DS, ma evidentemente è stata inevitabile, essendosi rotto un rapporto fiduciario che è la base di una relazione. Ma la concentrazione di club e squadra restano massime in vista del campionato e dell'Europa League. Social ribollono, c'è chi pensa che la separazione dal DS sia dovuta a un ridimensionamento delle ambizioni e Fienga risponde: intanto ci tengo a dire che il progetto Roma non prevede ridimensionamenti, prescinde dai singoli e va avanti sulle stesse traiettorie che abbiamo sempre illustrato. Non cambia di una virgola l'intenzione di far salire di livello società e squadra con elementi all'altezza per far stare la Roma lì dove merita, ai vertici del calcio italiano e protagonista in Europa. Qua arriva una frase molto importante su Petrachi, il quale che è successo? Qua è toccato qualcosa, non ti si sente più? Non lo so, qualcosa nel microfono. Che è successo? È moruto il microfono, parla dall'altro. Evidentemente il microfono si è schifato della mia lettura. Proseguo da quest'altro. Te puoi sistemare un pochetto meglio? Posso? Beh sì, perché sembra che ti hanno schiacciato sul tavolo, che ne so. Qua intanto vediamo che è successo, va, vediamo un po'. Mi sa che si è sganciato. Eccomi qua. Non lo so. Intanto io mi sento. Evidentemente qualche potere forte mi sta attaccando. Questo è un po' il momento che stiamo vivendo. Sulla frase importante di Fienga su Petrachi, che riporto, il direttore dice: Petrachi ha partecipato allo sviluppo di questo progetto, ma è stato evidente, specie nelle ultime esternazioni pubbliche e private, un disallineamento nella sua percezione dei ruoli e nel rapporto con i vertici del club. In ogni caso il disallineamento non riguarda assolutamente temi di mercato. Mi credo, avremmo preferito evitare una scelta del genere a una settimana dalla ripresa della stagione, soprattutto considerando la fatica che abbiamo fatto per riprendere, ed evidentemente non è stato possibile. Bravo Mirko, che me l'hai boicottato. Abbassa sto cursore del microfono. No, io l'ho messo a posto. Sono anche tecnica. Ah, ma questo è l'effetto dei nostri ascoltatori. Vabbè, sembravi un orso lavatore spiaccicato sul tavolo. Ma quello tavolo. A prescindere, onestamente. Quindi, insomma, ricapitolando: disallineamento nella percezione dei ruoli, che mi sembra un modo chiaro per dire, ragazzi, Petrachi è intervenuto a gamba tesa un po' troppe volte nei compiti anche di altri dirigenti o comunque di allenatore e staff, evidentemente. Come per esempio ricordiamo il famoso intervento inaspettato negli spogliatoi a Reggio Emilia, era giusto Paolo, contro il Sassuolo. In realtà l'intervista è interessante anche dal punto di vista del cambio societario. La domanda successiva, sempre di Massimo Cecchini, verte su questo. Il tema della cessione del club, risponde Fienga, è un discorso che riguarda la proprietà che fa le sue valutazioni, ma è assolutamente chiaro il compito del management che guida il club: portare la Roma sempre più in alto con un percorso di sviluppo che consenta a tutti i giocatori, dai giovani talenti ai campioni più esperti, di soddisfare le loro legittime ambizioni giocando qualsiasi competizione, sempre con la possibilità di vincerla. L'eventuale cambio di proprietà non ha alcun impatto sulla strategia e sulle modalità di gestione del club.
Quindi Pellegrini e Zaniolo restano? Fienga risponde: la risposta è nei concetti che le ho spiegato, far trovare qui a Nicolò e Lorenzo riscontro alle loro ambizioni. Questo è il modo più corretto di motivare i nostri giocatori e fargli vedere il futuro sempre nella Roma. Poi si parla anche di mancanza di trofei. Fienga risponde: se penso da dove siamo partiti e che cosa è oggi la Roma, non è giusto sia considerato negativo il mio bilancio qui. L'anno scorso abbiamo fatto autocritica per alcuni errori e abbiamo lavorato tantissimo per porvi rimedio. Vi assicuro che la frustrazione di non aver conseguito successi è grande e non la sentiamo compensata dalla crescita della società in moltissimi aspetti. In ogni caso ritengo che quello fatto sia stato un buon lavoro che ha posto le basi per una ulteriore crescita futura. L'auspicio è che presto arrivino anche i trofei. Vabbè, questo è l'auspicio pure nostro, onestamente. No, in generale mi sembra chiaro, disallineamento, ruoli evidentemente saltati, e quindi Fienga e company, ovvero il club, hanno deciso a malincuore, questo lo sottolinea, di sospendere, che questo è il verbo che dobbiamo utilizzare oggi, il direttore sportivo Petrachi. Mi sembra un'intervista molto in politichese, se posso permettermi. Sì, anche molto zarazzarista, ma insomma, vabbè. Sì, un po' cerchio bottista, se vogliamo. Dai, però su alcune cose, onestamente, Fienga fa capire quanto Petrachi abbia onestamente superato il limite, questo ci è arrivato. E adesso si riparte con Morgan De Sanctis, non viene citato nel pezzo, anche se poi a pagina 15 della Gazzetta si parla già di De Sanctis come praticamente nuovo direttore sportivo, Baldini e De Sanctis per Pedro e Cessioni. Quindi c'è questa coppia inedita, Morgan De Sanctis e Franco Baldini, che evidentemente guiderà la Roma nel prossimo mercato, quello che poi tra l'altro si svolgerà in maniera inedita verso settembre più o meno, in cui capiremo chi resterà e chi arriverà. Eccoci qua, di nuovo si riparte con una nuova direzione sportiva e cercheremo di capire se stavolta sarà quella buona per lavorare bene. Capiremo anche se sarà una dirigenza sportiva traghettatrice, traghettante, momentanea, o poi si dimostrerà stabile. Insomma, questo poi chiaramente lo valuteremo. È inutile parlare di eternità quando l'eternità qua dura un quarto d'ora e anche spesso viene vissuta male. Non so, la cosa chiara comunque che è stata chiarita, che poi avevamo ipotizzato negli scorsi giorni, era un po' anche il nodo, no, di Alessio, sicuramente ne parlerà anche nel weekend, quando diceva: però secondo me comunque come fatti, ai fatti non ha fatto male, scusate la ripetizione orrenda, cioè quindi nel suo operato, almeno secondo lui, ognuno ha il suo parere chiaramente, però non ha operato male, e ne parlavamo tra di noi, no, e l'idea insomma, almeno che poi ci eravamo fatti, era che fosse altro quello che ha portato problemi, erano chiaramente dei rapporti, degli atteggiamenti, probabilmente anche delle differenze di vedute che poi non possiamo conoscere in toto nello specifico, e questo dalle parole di Fienga quando dice: un disallineamento nella sua percezione dei ruoli e del rapporto con i vertici della società, e non parlo di mercato, lo dice molto chiaramente. L'unica cosa forse veramente chiara, per tutto il resto insomma, ripeto, sono parole anche un po', non dico di circostanza, ma è chiaro che una carica così alta non possa dire altro, non possa fare chissà quali grandissime critiche. Rimango francamente abbastanza allibita dall'atteggiamento, ma questo poi è un mio parere, quindi poi ognuno si comporti come gli pare. Però ripeto, una società di questa caratura, a parte per me anche dal panettiere, cioè anche nella realtà locale piccola, artigianale, se non vado bene mi dice ok, grazie, arrivederci. Cioè, a me sta cosa della sospensione, perché chissà che stanno a cercare di fa, non piace, non mi piace come è stata gestita, o mal gestita, non gestita, lasciata andare al parlare di chiunque questa situazione nell'ultimo periodo, perché comunque queste parole arrivano dopo due settimane grottesche. Sono grottesche non le parole oggi, ma ancora i fatti, perché abbiamo un direttore sportivo non esonerato, non cacciato, non dimesso, ma sospeso, che non vuol dire niente, cioè non vuol dire assolutamente nulla, e mi sembra veramente una storia da scuole medie, anzi alle medie neanche, dai, forse da elementari. Guarda Vale, sono un pochino triste sinceramente, sono un po' rammaricata. Anticipato questo, non per Petrachi ma proprio per l'atteggiamento, non mi sembra proprio una roba di crescita. Cioè, pure quando Fienga mi dice mi sembra ingiusto parlare di rammarico per Roma, se pensa a quando siamo arrivati, quando è arrivato Fienga, scusatemi, che è cambiato da quando? Beh, un anno e mezzo, no, due anni fa ormai. Se pensa a quando sono arrivato, ecco dove stiamo oggi, che cioè, dove stiamo? Ah beh, fondo a destra, più stiamo. Questo è capito, però è lui che parla. Allora, dove stiamo? Scusa. Lui ha fatto un bilancio, ha detto. Mi facessi un esempio: se pensa a quando sono arrivato, c'era la Rometta degli anni 90, stavamo sempre decimi, dodicesimi, stiamo in retrocessione, dove siamo oggi, ti posso capire. Ma una persona arrivata un anno e mezzo fa, se pensa a dove stavamo, semifinale di Champions, e dove stiamo oggi, che frase è? Sì, anche se lui secondo me ha responsabilità relative sulla gestione sportiva. Non dico sia colpa sua, però in questo momento lui parla come interfaccia della società, io non ce l'ho con Fienga, chiaramente. Però nel momento in cui tu
tu non devi toccare sto robo qua. Comunque questo è questo che fa contatto. Se tu non parli più, stacca e riattacca. Se tu tocchi là con la manina o butti giù, non parli più. Che può essere pure un'idea, insomma, censurato con Tomaccio, che poi si autocensura stamattina, quindi è molto umile effettivamente quello che dice sempre. Oggi, vabbè, eccoci qua. Sì. Quindi nel momento in cui tu parli, non dico che sia colpa di Fienga, però tu parli per fai, sei l'interfaccia, sei la faccia in quel momento della società. Non è credibile che tu mi dica da parte della Roma, se penso a quando sono arrivato e dove siamo oggi. Oggi non siamo da nessuna parte, oggi 19 giugno, noi siamo fuori dalla Champions, siamo sempre attaccati a sto fair play finanziario come la canna del gas. Non lo so, abbiamo tantissimi dubbi e di formazione, ma poi e di rosa e di gestione. Abbiamo un direttore sportivo sospeso, ripeto, quindi dove siamo oggi? Nella confusione, non mi sembra una nota di merito, quindi posso capire che lui dica, oppure potrei capire se dicesse non capisco le offese, non capisco eccetera, oppure spero che di poter ribaltare la situazione, spero che la Roma riesca, no, a far tornare l'entusiasmo. Allora la speranza è il calmare gli animi, ci sta, però dirmi guardate dove siamo, e dico che devo guardare, cioè, non lo vabbè, so vale lì la domanda perplessa. Domanda risponde chiaramente, risponde che male deve per dire, me che perdonatemi, cioè io dico sta qua da un biennio, che deve dire, può dire, cioè, stiamo cercando di migliorare, è evidente che abbiamo delle difficoltà, stiamo cercando più o meno di migliorare, ha detto il bilancio, cioè, non lo considero negativo, abbiamo fatto autocritica lo scorso anno da quando è arrivato lui a oggi io lo considero negativo, poi sono pareri, poi parla di buon lavoro svolto, parla di buon lavoro svolto, su questo sono d'accordo con te, si può essere, si può non essere d'accordo su questo. Ogni volta che abbiamo mezzo problema, la comunicazione di questa società non si capisce come operi, perché veramente abbiamo i panni in piazza sempre dappertutto e sempre malmessi. Sempre malmessi, arrivano poi delle puntualizzazioni fatte male, puntualmente fatte male, dopo almeno un mese che tutti ne parlano, che tutti dicono la loro, che tutti scrivono editoriali, che tutti emettono sentenze. Dopo stracci bagnati, messaggi del presidente che risponde pure a quello che fa Pizzarossa a Campo dei Fiori. Risponde a tutti Pallotta risponde a tutti, e poi dopo un mese va a parlare a qualcun altro che dice cose senza sé. Perdonatemi, cioè sono strana io? Forse sono strana io. A me sembra che non funzioni nulla. Non funziona la comunicazione, non funziona lo schermo verso l'esterno, non funziona la gestione delle risorse, non funziona la scelta continua, non funziona la scelta delle risorse. Sono 10 anni che non si trovano risorse adatte. Quando cassi le scelte, poi automaticamente a cascata arriva il resto. Usciamo da una metà di stagione, da una quasi tre quarti, insomma adesso dobbiamo giocare nella maggior parte, quindi per carità, ma da quanti mesi abbiamo giocato? Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, da 6 mesi di stagione orribili. Beh, con una parentesi positiva, però sì. Una parentesi positiva, cioè, a Firenze stiamo lo bene, fai dai. Notare se parli dell'Udinese, che c'ha avuto una parentesi positiva, no? Se parli di una società, ma non perché la Roma sia chissà che, ne abbiamo vinto niente, però visto che ce la raccontano sempre come una pretendente grande, ti dico che 6 mesi sono stati orrendi, cioè non lo so, io non ci vedo veramente. Chi parla oggi dovrebbe dire stiamo lavorando per fare meglio, punto, finisci così. Noi mi dici guarda dove stiamo, dove stiamo, siamo stati per metà stagione nella parte destra della classifica, ma dove stiamo, ma che ci stanno a raccontare? Siamo ridicoli, Erika, cioè siamo ridicoli da fuori, ridicoli. No, beh, da fuori sembriamo, cioè, molto spesso matti. Un club secondo soltanto al Milan per caos interno. Quindi mi trovi d'accordo sulla gestione pessima dell'affare interno agli occhi dei media e della comunicazione. Noi arriviamo male quando spesso muoviamo critiche magari ai media, no? Vediamo raccontata la Roma con eccessiva severità. Quello dipende chiaramente anche dalle notizie che partono da Trigoria, ne parlavamo prima anche con Paolo Off Records. Molto spesso ciò che accade a Trigoria trapela con eccessiva facilità, quindi magari si dovrebbe lavorare su uno schermo più importante, su una sorta di barriera tra l'esterno e l'interno. Questo chiaramente non avviene. In più tu criticavi le scelte, questa è la luce del giorno. Le scelte non è che le critico, davanti a tutto, cronaca, perché sono loro che le cambiano di continuo. Questo lo vediamo, evidente, ragazzi, cioè, da Sabatini, da Walter Sabatini in poi, questo bisogna dirlo, sono fatti, questa è cronaca, magari rischiamo anche di essere ripetitivi, ma da Walter Sabatini in poi la direzione sportiva da Roma è stato un costante e continuo calderone di ingredienti sbagliati costantemente, in cui non si è trovata mai la quadra, non si è mai trovato il sapore giusto, e automaticamente si arriva a rotture immediate, rotture molto spesso anche severe, come quella che c'è stata con Monchi, meritata per quanto mi riguarda, che su Monchi onestamente non me la sento di criticare la dirigenza, perché ha voluto puntare sul migliore. No, non è che io, poi si è dimostrato il peggiore, ma quello è un altro discorso. Il caso Petraghi per me sotto alcuni aspetti è anche più paradossale rispetto a quello di Monchi, perché per prenderlo c'è un casino, durante c'è un casino, cioè,
al termine c'è un casino, ragazzi. C'è un casino sempre. La trilogia dei casini. Dall'inizio alla fine. Detto questo, Vale, tornando anche agli articoli. Sì, scusa, solamente una puntualizzazione, sì, Ricche, perché ci certo scrivevano che probabilmente lui, da quando siamo, se pensa a quando siamo arrivati, insomma, all'inizio e adesso, probabilmente si riferiva a tutti i 9 anni di gestione americana. Così fosse, avrebbe sicuramente ragione in parte, nel senso che arrivati gli americani, non Fienga nello specifico, la situazione era molto era comunque molto problematica. Detto questo, dopo aver un attimo rifondato le basi di una realtà che andava completamente ricostruita, hai cominciato un po' a crescere, poi ti sei arrestato e sei tornato nella confusione. Quindi per me comunque il bilancio non è positivo, mi perdonerete. Poi che sia un'area diversa con delle ambizioni diverse rispetto magari a quella precedente, posso pure capirlo. I trofei sono comunque zero, che direte non può essere la cartina tornasole definitiva, no, però è un dato da mettere a margine. Comunque io oggi, in questo momento di difficoltà, avrei parlato in maniera leggermente diversa, con tutta la stima per Fienga, che mi sembra una persona rispettabilissima tra l'altro, però posso leggermente integrare, Valentina, certo, la situazione disastrata in cui Rosella Sensi, parliamoci chiaro, ha lasciato la Roma nel 2011, non può essere costantemente un alibi a vita. È quello che ti sto a dire. Non può essere un alibi a vita. Un conto è chiaramente difficoltà, sennò un conto è stabilirlo, un conto è raccontarlo. La Roma nel 2011 era in mano a Unicredit, questo lo sappiamo, è cronaca, ma non può essere un alibi a vita. Possiamo dire ha influito nella parte iniziale, ma la Roma aveva iniziato un percorso che sembrava bello e luminoso, quello con Walter Sabatini, che dal 2013 in poi fino al 2017 una grande Roma aveva provato a costruirla. Poi arriviamo in semifinale, la Roma fallisce costantemente il salto di qualità, lo fallisce del tutto. Quella è una critica sportiva che facciamo alla dirigenza, non è una critica finanziaria, no, certo, o economica. Quindi il fatto che nel 2011 la Roma fosse nelle condizioni in cui era, non può essere un alibi a vita. Basta, non possiamo chiaramente andare avanti così. Volevo tornare su Petrachi. Sì. Visto che a pagina 15 il pezzo di Cecchini si concentra anche sulle motivazioni per cui si è arrivati a questa rottura, il titolo è personalismi, gaffe, esibizioni muscolari, il club ha detto basta, c'è un trafiletto che riepiloga le tante gaffe, vorrei riportartelo, Vale, perché poi spesso magari qualcuno si chiede ma perché è successo quello che è successo? Un sacco di motivi. Intanto si parte dalle rischiose apparizioni a fianco di Fienga nel viaggio per conoscere Fonseca, ricordiamo Petrachi era ancora sotto contratto con il Torino, poi le parole dure su Dzeko nel giorno dell'insediamento, il bosniaco addirittura voleva rispondere ma fu placato, i meriti che si era attribuito proprio nella trattativa sul rinnovo di Dzeko in tempi sbagliati, che aveva portato a una indagine federale non gradita, poi lo stile non oxfordiano lo ha tradito altre volte, soprattutto nel giorno in cui definì il calcio uno sport non per signorine, quando invece la Roma mira a diventare uno dei top club nel calcio femminile. Gli risposero il ministro Spadafora e la CT Bertolini, non fu una bella figura, tanto da costargli lo stop ai post partita. Non basta, non sono piaciuti neanche i modi rudi utilizzati a Trigoria, tollerati finché non hanno invaso la sfera di Fonseca. L'irruzione nello spogliatoio durante l'intervallo della gara con il Sassuolo ha chiaramente ghiacciato i rapporti con allenatore e squadra, che certo dopo la sparizione durante il lockdown stigmatizzata non sono migliorati successivamente. L'incauta intervista TV in cui criticava la concentrazione della squadra infatti è stato il penultimo anello di una catena troppo pesante da sostenere, perché quando nel mirino di Petrachi è entrato Pallotta il tempo dei saluti è arrivato senza rimpianti e forse con una buona uscita. Effettivamente le gaffe non sono mancate. Qui spesso abbiamo creato e alimentato un dibattito, no? Sì, dovrebbero contare per una dirigenza più i fatti o le parole, evidentemente per Petrachi i fatti non sono bastati, ricordiamo Petrachi non ha costruito una Roma da scudetto, non stiamo qui a dire questo, non ha neanche costruito una Roma monciana, però per altri versi, perché la squadra secondo me quest'anno aveva e ha un senso a differenza di quella dello scorso anno. Però chiaramente, Vale, se io vengo qua e lavoro bene e poi mando a quel paese o faccio esternazioni pubbliche in cui delegittimo, manco di rispetto all'immagine della mia radio, chiaramente l'editore è costretto, sarebbe costretto a prendere delle decisioni. Questo è quello che è successo a Gianluca Petrachi. Esattamente, esattamente così. Buongiorno ragazzi, la Catoni non solo è una gragnocca, ma ci capisce pure troppo de calcio e della Roma. Concordo al 100% su tutto quello che sta dicendo questa mattina.
ai noi, perché mi piacerebbe di cose diverse, tutto questo è, cioè, non è che non ci rende felici purtroppo, però ti abbracciamo lo stesso grazie al nostro ascoltatore. Vabbè, insomma, è tutto un bel nodo. Io non so, so anni che ripeto, spero che questi nodi, no, riescano ad essere sciolti e si cominci veramente a trovare un pochino una forma più definita, un'identità più definita per andare avanti, non diventare Real Madrid, però insomma per vivere un po' di serenità e di crescita e di pace pure, perché mi sembra sempre tutto un tormento sto posto, sempre tutta una lite, una discussione, un, boh, un darsi con uno contro l'altro, non lo so. Io però una cosa mi auguro, visto che a breve ricomincia il campionato romanista, visto che tra le gaffe nel pezzo di Massimo Cecchini è stata inserita anche quella secondo cui Petrachi poi avrebbe accusato la squadra di essere poco concentrata, beh, dimostrarselo il contrario. Perché poi arrabbiarsi per un'esternazione pubblica in cui si viene ritenuti poco concentrati e non esserlo. Ah, su questo poi, certo, no. Essere una stortura. La squadra è proprio tutto un altro argomento, questo è chiaro, cioè pure questi, sti ragazzi, è chiaro che questo, tutto questo non deve essere un alibi, cioè poi in campo ci andate voi, al di là della confusione. Capisco che ora che insomma in un ambiente dove ci sono tanti dubbi si possa lavorare più o meno bene, questo è chiaro, fa parte di qualsiasi realtà, no? Se si è sereni e se le cose sono abbastanza chiare, quantomeno definite, si lavora tutti quanti più tranquilli. Detto questo, però, insomma, il vostro è giocare, e per cui speriamo che possano quantomeno intanto a volontà mettercela, dimostrarci di mettercela, insomma, tutti, di tornare tutta e di tornare con la giusta grinta a giocare questo campionato. Poi il resto lo vedremo sul campo, cioè il risultato non è mai assicurato, ma sì, la voglia deve essere palpabile, sono d'accordo. La voglia, la concentrazione, la capacità anche di trovare la quadra all'interno di una partita. Poi sono molto curioso, ma questo l'abbiamo detto tantissime volte, di vedere la tenuta fisica anche della squadra. Nelle gare che abbiamo visto finora, in poche hanno dimostrato di esserci a livello tecnico, no? La Juventus è un po' l'esempio, anche il Napoli non è che abbia brillato poi in assoluto in termini atletici, e la Roma probabilmente avrà bisogno, così come anche le altre squadre, di tornare a macinare chilometri, però progressivamente, gradualmente, però la concentrazione non deve mai mancare, quella che è mancata purtroppo in tante partite nel 2020, perché la squadra è stata poco concentrata. Ora siamo distanti da quel periodo là, ma purtroppo il 2020 è iniziato malissimo per noi a livello sportivo. Poi pian piano si stava verificando una piccola risalita e speriamo di poterla ripercorrere anche grazie ai singoli. Vediamo, che stavano, dai, così tanto facendo bene, in primis Mkhitaryan, nella speranza poi di riaccogliere Zaniolo, di tornare a sorridere un po'. Qua magari qualche bella vittoria ci scaccia un po' sto periodaccio. Beh, no, per forza, tanto poi soprattutto insomma, chi non fa parte della realtà stessa, solamente i bei risultati ti portano a gioire, a distrarti un po' da tutti questi argomentacci che sarebbe bene rimanessero solamente a loro. Vediamo come si metterà, caro il mio Rick. Qua non cercavo di parlare con Petrachi, ma con Mancini, Paolo Rocchetti, lo ricordiamo. Paolo! Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buondì Paolo. No, intanto riconoscere i meriti è giusto in momenti come questo, e voglio sottolinearlo, Valentina. No, uno dei principali responsabili chiaramente della sospensione di Gianluca Petrachi è Paolo Rocchetti. Ma non è assolutamente vero. Quanto mai oggi bisogna sottolinearle certe cose, Paolo. Non è assolutamente vero. No, diciamo che sono stato fortunato la settimana scorsa a parlare di De Santis, dai. Fortunato, diciamo, posso dirlo io? Bravo, bravo il nostro Paolino ad aver anticipato un po' anche la scelta di promuovere in un certo senso Morgan De Sanctis, anche se stamattina, Paolo, si parla in generale di De Sanctis sempre in correlazione con Franco Baldini. Strano, eh? Ma no, aspetta però, Franco Baldini, l'uomo che da anni non abbandona la nostra l'uomo che non è mai andato via dalla Roma, ragazzi, sono 9 anni che Baldini è presente nella Roma, più costante per quanto riguarda la nostra storia, e soprattutto ci tengo a ricordarlo, l'ultimo DS ad aver vinto uno scudetto. Questo qui a Roma. Vero. Quando faceva il direttore sportivo, poi ha fatto altro, è consulente esterno pagato dalla Raptor, non dalla Roma, consulente esterno del presidente Pallotta, che però diciamo così forse non piace ai direttori sportivi della Roma, è una figura che comunque può dar fastidio, lo possiamo dire questo, perché è il quinto, ragazzi, quinto direttore sportivo, quindi in nove anni evidentemente non è una, su questo onestamente Francesco Totti l'anno scorso ha fatto grande chiarezza per quanto riguarda non tanto la realtà assoluta quanto la presente quanto nella la percezione che tanti dirigenti hanno di Franco Baldini all'interno della struttura di Trigoria. Munci non mi è sembrato
così alleato di Franco Baldini, no. Petrachi neanche a dirlo, Totti neanche a dirlo, quindi evidentemente anche Sabatini, alla fine Walter Sabatini ha trovato dei grandi contrasti, però Sabatini va detto se ne è fregato fino a un certo punto, poi uno e due Sabatini andò esatto in collisione un po' con tutti nell'ultimo anno, quindi quello è un discorso secondo me più relativo, però in assoluto Baldini per alcuni dirigenti è ingombrante, non è di certo non è stato un alleato relativo, non è mai un discorso relativo evidentemente, ma questo è un discorso che facciamo ogni anno e sono stufo di farlo. Baldini conta molto nelle logiche romaniste e quindi alcuni dirigenti magari possono fare un passo indietro. Onestamente però stamattina Paolo, anche cercando di ricostruire un po' gli accaduti, no, tutto quello che è successo, non mi sembra che sia Franco Baldini la causa del male di Petrachi. No, la causa è Petrachi, ecco. Diciamo che Petrachi forse l'ha fatta, come ha detto prima un ascoltatore, fuori ha esagerato, ecco, da alcuni punti ha esagerato, dai, sì, mandando questi messaggi a pallotta, e la situazione è, ma avete scoperto un po' il contenuto, si può accennare oppure no, Paolo? Beh, non credo sia un contenuto, no? Ecco. Che senso? Beh, credo messaggi importanti. Cioè, immagina il WhatsApp di Petrachi, una nota audio di Petrachi a pallotta in romano, poi non so, in salentino. Ah, a pallotta, no, quindi no, immaginiamo pallotta, la reazione da Boston a questo messaggio, o SMS, che se ne dica. Però no, chiaramente Paolo, la ricostruzione che secondo me fa Massimo Cecchini stamattina, anche delle varie gaffe, come dire, inanellate nell'ultimo anno, fa capire un po' le motivazioni che hanno spinto Fienga e la Roma ad assumere questa decisione nell'immediato. Noi abbiamo già parlato tanto di Petrachi, Paolo, vogliamo parlare del futuro? Ma io direi che i rapporti umani sono alla base un po' di tutto, sì, quando questi non ci sono poi le cose crollano, e così è stato nella Roma dall'inizio, da quest'estate le cose non sono andate bene, da come si è presentato Petrachi, diciamo così, quando è stato trovato che tornava da Madrid con Fienga, sempre con Fienga, no? Con Fienga, sì, esatto, sì. Però era ancora sotto contratto col Torino, e lì la situazione, diciamo, da quel momento non è mai stata un idillio tra i dirigenti della Roma, sì, anche Petrachi, se là però Paolo mi permetto con Fienga, con Petrachi c'era Fienga, quindi sì, anche lì Fienga avrà dovuto accettare o comunque confermare quella scelta lì, quindi quella non la metto tra le responsabilità, tra le gaffe esclusive di Petrachi, è stata una gaffa della Roma, vero, in assoluto, che si fa vero vedere in giro per mercati internazionali con un direttore sportivo di un altro club. Però dicevamo, se tu litighi con qualsiasi dirigente della Roma, sì, con i giocatori non era simpaticissimo, stessa cosa quando è entrato nello spogliatoio, diciamo che qualcuno non l'ha presa bene, e la situazione parliamo di errori, meno, perché no? Poi di simpatia mi stringo errori, al collo, è un errore quello, il lodolo Monaco, cioè la simpatia conta fino a un certo punto, ne, però chiaramente però se gli ti metti contano contro, sì, lo spogliatoio, sì, sì, certo, o altro, poi la situazione crolla, e così è stato con i dirigenti, non è mai scoppiato l'amore, diciamo così, e quindi Petrachi probabilmente lascerà la Roma, bisognerà capire in che modo, perché si potrebbe andare verso una causa qui. Si va in tribunale, Paolo? Potrebbe andare in tribunale la situazione, assolutamente. Certo, pure Petrachi. O trovano un accordo sulla buona uscita o si può finire in tribunale. Divisione dal Torino problematica, ora anche dalla Roma non vorrei lui ora è sospeso, non è licenziato. Sì. Quindi. Ma quindi in questo caso, Paolo, scusami, la Roma si aspetta le dimissioni? Bisogna vedere, magari si trova un accordo sulla buona uscita e vediamo un attimino, altrimenti si può andare per vie legali, e lì sarebbe qualcosa di più lungo, chiaramente. Poi in Italia farlo porta tempi estenuanti, quindi io credo che entrambe le parti vogliano chiuderla magari in una maniera più pacifica, me lo auguro onestamente, non auguro mai cause a nessuno, tantomeno al club che tifiamo, ha un direttore sportivo che chiaramente ha tutto il diritto di pretenderla anche una buona uscita, no? Al netto poi delle dichiarazioni che Fienga ha fatto. Dispiace, perché Paolo, qui stiamo parlando di una ripartenza. Meno di un anno, ragazzi, un fallimento totale, questo si può dire, no, sai perché sono arrabbiato? Perché sai, fosse stato un incapace, un incompetente, ma Petrachi ha fatto secondo me un buon mercato. Io mi trovo molto d'accordo con Alessio nel raccontare, nel valutare anche, no, la sua prima sessione. Però purtroppo il lavoro di un direttore sportivo non è solo quello. No, ma in generale è un professionista.
questa, lo diciamo prima, non si può soltanto, purtroppo, da una parte valutare per le scelte che fa o per le decisioni che assume, ma esiste anche un contorno, un contesto umano ed emotivo, empatico con colleghi e dirigenti e capi che va tenuto in considerazione, ed evidentemente Petrachi su questo livello ha commesso troppi errori. Quindi oggi siamo qui. Morgan De Sanctis, Paolo, secondo te è pronto per assumere le redini della direzione sportiva? Allora, me ne parlano molto bene, come di una persona che ha studiato in questi anni, preparata per fare questo ruolo. Ovviamente, certo, si trova in una condizione molto difficile, viene in questo caos a fare il direttore sportivo della Roma e soprattutto un mercato tra i più difficili degli ultimi anni, con tutte le uscite che la Roma deve fare, e non sarà facile. Forse l'aiuto di Baldini in questo caso è anche utile, diciamo così. Ieri lui ha avuto un confronto con Alessandro Moggi, che è un agente, sappiamo che è il figlio di Luciano Moggi, che non era proprio un amico di Franco Baldini, quindi diciamo, no, si parte così subito. Quindi Morgan De Sanctis che ha avuto questo incontro con Moggi, e vediamo un attimino che succede. Certo, sarà un compito arduo il suo, gli facciamo gli auguri al prossimo direttore sportivo della Roma, perché si troverà di fronte a un mercato molto molto difficile, a iniziare dalle uscite. Le entrate saranno poche, già lo abbiamo detto, Pedro più magari Smalling e Mkhitaryan. Su Mkhitaryan posso dire che le parti stanno trattando, anche se l'Arsenal è restio ancora a offrire quello che la Roma vorrebbe, ovvero vorrebbe fare uno scambio alla pari Kluivert e Mkhitaryan. La Roma non ci sta, esatto, la Roma non ci sta chiaramente, vorrebbe una parte cash per fare plusvalenza intorno ai 40 milioni valuta Kluivert. Quindi vediamo un attimino che succede, però questa è un'operazione che sta architettando da tempo Mino Raiola, quindi la Roma si affida anche a degli intermediari importanti per chiedere una mano con le uscite, diciamo così. Poi c'è Under, poi c'è Schick e poi ce ne sono tanti altri da piazzare sul mercato. Non nomino. Buongiorno, Fabio 63. Credo che si stia guardando il dito e non la luna. Vorrei capire perché Petrachi ha reagito in questa maniera verso Pallotta. Perché Pallotta non lo ha nominato in quella famosa intervista quando parlava di Zubiria. Vi ricordate quella mattina? Abbiamo scherzato su questa cosa, nomina Zubiria. Vabbè, e Fienga. Ma sarà stata la goccia quella, Paolo? Eh sì, è stata la goccia da quel punto di vista, e lui da uomo sanguigno ha risposto a Pallotta, e la cosa non è affatto piaciuta al presidente della Roma. Ecco cosa è successo. Però le parti già erano molto molto distanti, si parlava comunque di divorzio da tempo, si sono fatti tanti nomi dal ritorno di Sabatini e Massara, anche se da quello che so Massara fino a una settimana fa non era stato contattato dalla Roma. Si è parlato anche di Berta dell'Atletico Madrid, la vedo difficile sinceramente che la Roma possa andare su profili comunque così importanti. Si è parlato anche di Paratici, anche qui non vedo perché Paratici dovrebbe lasciare la Juventus e venire alla Roma in questo momento qui. Magari con un cambio societario potrebbero cambiare anche le scelte sui dirigenti futuri, assolutamente. In questo momento la vedo difficile, quindi la Roma riparte da De Sanctis e da Baldini. Chiaramente. A me un ritorno onestamente di Sabatini Massara mi lascerebbe un po' perplesso, ma non per le qualità della coppia, che peraltro ha dimostrato tantissimo, quanto per l'incapacità di andare avanti. A me non piacciono moltissimo le minestre più che riscaldate. I presupposti per i quali Sabatini si è andato sono sempre presenti. Ah, tra l'altro, ragazzi, cioè, Baldini c'è ancora e Pallotta anche, certo, quindi certo. La vedrei difficile. Ci sono sempre difficile. Tutti i paletti nel poter fare o non fare ciò che si ritiene migliore, cioè, quindi non lo so, credo che non avrebbe tanto senso. Il punto è che quando la Roma ha provato anche a cambiare drasticamente pagina, puntando su profili magari inaspettati o profondamente diversi da quelli anticipati, è andata a prendere il migliore, e anche in quel caso le è andata male, perché poi il biennio Monciano, ricordiamo, ormai cose più brutte che belle. Sì, nella Roma con da questo Petrachi, punto di però vista. Siamo riusciti a fare ancora peggio, forse. Guarda, in termini di analisi collettiva della sua esperienza, sì.
Perché lo accennavamo prima. Una stagione, a metà stagione viene sì, mandato poi via il direttore all'interno sportivo. Di questa stagione, ma quante problematiche, non soltanto in quanto a impatto mediatico, ma anche giuridico. Petrachi è stato veramente protagonista di... È andata male, raga, le cose che nascono male finiscono bene, ce lo dicevamo prima. Nell'addio. Però questo ormai ci sembra chiaro. Senti, Paolo, invece, scusa, prima di chiudere, ma non so se lo stavo dicendo prima, un attimo che parlavo con Monocore, sì? Mi sono distratta. L'ufficialità dello spostamento dei paletti della non ne abbiamo parlato. Ok, in questo senso come facilita un po' l'operato di quest'anno? È chiaro che bisogna tener conto di tutto, perché si parla di media dei due anni con uno scorporo del mancato incasso post-Covid. Di quest'anno, quindi... sì, di quest'anno sì, sarà valutato il tutto insieme al 2021. Esatto. Chiaramente vuol dire che in questa stagione non è che puoi sforare di tanto, anche perché il prossimo anno ti ritrovi a fare i conti sempre con il fair play finanziario. È chiaro che vista la situazione dovuta al Covid-19, l'UEFA tra virgolette chiude un occhio e quindi alleggerisce un attimino la situazione del fair play finanziario. Questa è un po' la situazione. Vabbè, almeno abbiamo un fattore d'ansia in meno, che mi sembra già una cosa utile. Vabbè, vediamo un po' come si mette anche in questo weekend e come si riparte poi per questa coda di campionato. Che casino qua, ecco, ragazzi. La cosa brutta è quella che stiamo una settimana da inizio del campionato e ci ritroviamo a parlare sempre solo di polemiche. Ragazzi, no, se sembrava essere una ripresa piacevole anche dal punto di vista mediatico, invece negli ultimi 10 giorni è scoppiato questo caos qua. Ma speriamo che, guarda, io mi auguro che nei prossimi 2 giorni venga estinta questa parentesi dirigenziale, con o le dimissioni di Petrachi o un licenziamento, perché portarsela appresso per tanto tempo non farà il bene di nessuno. E per quanto riguarda la squadra, poi lascio la parola a Valentina, lo anticipavo prima, mi auguro che non venga minimamente distratta da queste tematiche extracampo, perché non avrebbe minimamente senso, anche se poi onestamente, questo va detto, molto spesso le tra dirigenziali e societarie hanno la capacità di influire anche sul rendimento dei dipendenti. Assolutamente sì, certo, ricordatevi cos'è certo. Successo dopo la cessione di Kevin Strootman con lo spogliatoio. Certo, in tutte le realtà, certo, ragazzi, sì, è così. Però speriamo, dai, speriamo che non avvenga. Vediamo. Incrociamo le dita. Esatto. Incrociamo le dita. Quindi super classifica post. Popolo! Classifica post. Oggi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se sono dispiaciuti per la sospensione di Petrachi e per la conseguente rottura ufficiale. Partiamo dal sentiamocela tutta questa sigla, dai, sentiamo. No, tutta mi pare troppo, tutta. Un cenno di base. Cioè, tutta. Perché tutta uguale, che bello. Immagino Jerry Calà che beve un mojito con questa base. Libidine. Mi sa di anni 80. Doppia libidine. Sono bello. Alessandro Dionisi, sì, dispiace perché è una società che in pochi anni cambia un numero elevato di DS allenatori vendendo i pezzi migliori e facendo contratti assurdi, vedi Pastore Nzonzi, non è una società seria. Da settembre per l'ennesima volta si riparte da zero, mai vista tanta incompetenza. Non sono bello, piaccio. Eccolo. Marco Lozzi, non sono dispiaciuto, sono affranto e rassegnato, sentimenti che mi accompagnano da quasi 10 anni. Se penso alla Roma, difficilmente si è mai vista una società di calcio di Serie A che punta quantomeno alla qualificazione delle coppe europee gestita in maniera così pressapochista. Il dispiacere nasce dal fatto che rimane una società sempre più inaffidabile, scrive Angelo Boccabella, con un programma inesistente sul medio-lungo termine dovuto a tanti fattori, sicuramente non ultimo l'incertezza costante su quando e se potrà essere posata la prima pietra per lo stadio. Fabio Antonetti risponde: buongiorno, dispiaciuto per la Roma che ancora una volta ne esce con una figura di poco grottesca che sembra il marchio di fabbrica di una dirigenza inadeguata. Ezio Como, ragazzi, lo leggo con le pinze, vediamo un po', perché Ezio sembra abbastanza severo. Piano. No, non lo leggo perché non si può leggere. Andrea Pacetti, bene. Ciao Ezio. Bene. Andrea Pacetti, molto. Ciao Ezio. Tecnicamente non mi sembra abbia fatto disastri Petrachi, in momento di caos assoluto e si prosegue col profilo basso, nessuno parla, nessuno spiega. Oddio, in realtà Andrea, Fienga ha parlato alla Gazzetta, dai.
Oddio, parecchio. Beh, ha detto qualcosina. Poi, no? Ha detto che non era allineato Petrachi. Poi, nello specifico, non è entrato più o meno. Eugenio De Angelis se ne fa un problema culturale. Dice: sì, grande DS con la giusta mentalità per questa Trigoria. Radical chic senza grinta. Radical chic l'ha scritto con chic, il cognome di Patrick, per farvi capire anche il gioco di parole. Petrachi ha fatto un buon lavoro, secondo me. Roberto Forastieri, ennesimo errore di questa società. Errore l'ho detto io, lui l'ha messa in maniera un pochino più greve. Andrea Cambini risponde: la squadra fatta con Fonseca mi sembra buona e ben equilibrata, può migliorare, ma troppo fumino, credo non lo potessero vedere neanche più giocatori e allenatori. Poi, se è vero l'SMS di insulti al presidente, mi sembra un po' troppo. No, insulti magari no, però toni forti, dai. Toni forti. Emi Cicero risponde: sono dispiaciuto perché non si dà una continuità. Ora Baldini sarà responsabile del mercato, quindi non lavora più nell'ombra. Spero che, avendo più responsabilità, faccia il mercato come 20 anni fa. Ma in realtà no. Che? In realtà qualcuno dall'Inghilterra mi aveva detto che lui dà una mano, quindi non è affatto un tornare. Ma chi t'ha detto? Lui dà una mano. Puoi dirlo? Qualcuno che sta in Inghilterra. Baldini stesso? Qualcuno che sta in Inghilterra. Vabbè, l'hai mezzo detto, dai, vabbè. Franco Baldini, la fonte principale del nostro amico Paolo Rocchetti. Perché Paolo sa sempre tutto prima degli altri? Perché è amico di Franco. Sì. Salvatore Merlino, anzi, chiedo scusa, Martino, non so da dove si è uscito Merlino. È chiaro che anche quest'anno saranno sacrificate le pedine migliori per le casse della società. Ormai questa è la gestione fienga. Non è un tifoso, è un manager che deve portare numeri al suo capo. Posso intervenire? Io non ho bisogno di tifosi in dirigenza, ho bisogno di persone capaci. Con questa storia, questa favola dei tifosi romanisti in dirigenza, in panchina. Ma in realtà Fienga ha detto che non vanno via Zaniolo e Pellegrini, ad esempio. Ecco, questo anche poi va sottolineato. Ci sembra da un po' di settimane che la volontà, quantomeno, del club sia quella di tenere i gioielli di famiglia. Giuseppe Bisogni risponde: io sono dispiaciuto per quello che accade nella Roma negli ultimi 2 anni. Sembra quasi che una semifinale di Champions sia stato un risultato raggiunto più che essere un trampolino di lancio, come giusto. Speriamo di ritrovare la giusta via. Sembrerebbe diventare un'abitudine, perché essere un obiettivo. Dario Guglietta: sì, sono molto dispiaciuto perché sul mercato Petrachi non ha operato per niente male. Cristian Coppetta risponde: persona competente e razionale, ora voglio vedere De Sanctis & Co che cosa combinano. Di nuovo acquisti senza senso? Speriamo di no, onestamente. Chiudiamo. Ragazzi, le operazioni di quest'estate non sono tutte di Petrachi. Attenzione. Cosa vuoi dirci, Paolo? Che non sono tutte di Petrachi. E è intervenuto nelle trame estive Franco, soprattutto Baldini, dalla Premier League. Diciamo che Franco ha avuto un... Posso chiamarlo Franco, Valentina? Questa base, vabbè, io non vi sopporto più. Pure Baldini, mo lo chiamo, guarda, calcola. Adesso chiudiamo, facciamo contatti, dico: Fra, te prego, fammi qualcosa. Perché... di Luigi Paolini che risponde: chiudiamo così, lo scopriremo solo vivendo. Bene. Eccitazione. Grazie a tutti voi per aver collaborato alla super classifica Baldini, che ricordiamo tornerà dalla prossima settimana soltanto in inglese, quindi io tradurrò tutti i commenti in inglese. Ma non mi ancora, ci chiede la percentuale. Ah, pure a noi ce la chiede. Poi dai te. Ma non lo paga la Raptor, gliela dai. Ma che ne so, ma ho capito, sì, ma se tu continui a sfruttare il suo nome. Che poi posso dire che Raptor è un nome abbastanza di impatto, a me è un po' Baldini. Bello coatto. Sentiamo Baldini. Vedi? Quanto è londinese. Classico accento londinese. Grazie Mirko, grazie a tutti. Veramente non ho più parole. Salutiamo Flavio Maria Tassotti che ci ascolta. Flavio, un abbraccio, ciao. A lui e ad Andrea, ciao, che ieri, oltre ad aver compiuto gli anni, insomma, no, continua a lavorare con Flavietto, fanno sempre un ottimo lavoro. Sì, quindi. Così a buffo? In che senso? No, dice... No, ci sta ascoltando, ma ha scritto, lo saluto. Sì, colgo l'occasione per sottolineare l'ottimo lavoro che svolgono ogni sera sul nostro palinsesto. Grazie. Fanno un sacco di... Ma che vuoi te? Te non fai niente. Ma chi ha negato che non faccia nulla? Io perché ho detto grazie. Dici grazie? Ho detto grazie. Ma io saluto proprio Flavio Andretti, mi dici grazie. No, ringraziato. Ragazzi, per loro. Notizia dell'ultimo secondo: Lipsia favoritissimo sempre su Schick. Sappiamo che già c'è un accordo da tempo tra il giocatore e gli agenti. Sempre Lipsia super favorito per riscattare Schick. Il problema è proprio quello lì, che vogliono fare un'offerta al ribasso. Te credo. Vabbè, tutti vanno a mangiare con noi. Vabbè, fossimo un piatto così ricco, poi io veramente sì. Io non lo so, stavo pure a dire qualcosa, ma è distratto. No, sei facevi un complimenti deficiente. A Tassotti. E... sì, ma dovevo dire qualcos'altro. Ho finito, posso fare complimenti in un'ora e un quarto. Io ho ringraziato a nome loro. Io non ce la faccio più.
Senti che basetta. Non ce la faccio più. Senti qua, cantiamo. Sì, oggi anche il compleanno di Jacopo Palizzi. Facciamo un'altra cosa. Ah, pensavo di sci. Ma di sci no. Oggi è il compleanno. Prima Bonocore ha detto oggi è la festa di Palizzi, come se fosse un santo. Jacopo, scusaci. Sì. No, perdo io e chiedo scusa con la. Guarda, ci metto la faccia io, ci metto la faccia, ti chiedo io scusa perché se sono veramente una manica di imbecilli. Paolo, grazie. Grazie a voi, Paolo. Ragazzi. Grazie a voi.